Questo video è in collaborazione con Keyforge Italia, Grande Inverno e Fantasiastore.it, dove se inserirete i codici riportati in descrizione riceverete il 5% di sconto. Signori, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo tornati con il terzo appuntamento del nostro video confronto, dove andremo a prendere in esame il Keyforge Vault e il Keyforge Gemini Deck Box. Quindi andiamo subito a vedere quali sono i pro e i contro di entrambi. Ed eccoci qui con i nostri due porta deck, il Gemini a sinistra e il Vault a destra. Già da subito possiamo notare che ci sono delle notevoli differenze di dimensioni tra uno e l'altro. Il Gemini ovviamente è molto più ristretto ospitando meno deck, mentre per quanto riguarda il Vault, ospitando tre deck al suo interno più altri mini accessori che ovviamente non troviamo all'interno della scatola ma dobbiamo comprarli a parte, va ad essere sicuramente di dimensioni maggiori. Possiamo vederlo dalla scatola, la faccio vedere dall'alto, dal basso, le giro in maniera da farvi rendere conto delle dimensioni completamente diverse. Uno è abnorme mentre l'altro è un portamazzi molto più minuto. Anche la cura nel packaging cambia, il Gemini ha soltanto una busta protettiva di plastica a proteggere il proprio contenuto, mentre per il Keyforge Vault si ha una scatola con tutte le scritte e tutte le immagini che vanno a riprodurre il proprio contenuto, con tutte quante le scritte in tedesco, francese, spagnolo, in italiano che vanno a elencare i materiali, gli inserti, include questo, quell'altro, ottimizzato per un contenitore robusto, vanno insomma ad esaltare il proprio contenuto, mentre da quest'altra parte sì c'è scritto ma è un portamazzo duraturo con coperchio autobloccato, praticamente qui dicono sì se vuoi comprarlo compralo, ma è meglio se compri questo. Poi ovviamente nei pro e i contro andremo a vedere quale dei due conviene comprare di più. Inizierei quindi mettendo da parte il Keyforge Vault e andandomi a dedicare al Keyforge Gemini Deck Box. Quindi andiamo subito a vedere nel dettaglio di cosa si tratta. Eccoci qui con il nostro Gemini, andiamo subito a preoccuparci dell'esterno, poi ovviamente ci occuperemo del suo interno. Partiamo subito nel vedere che ci sono delle strisce che possono essere scritte, quindi qui andrà il nome dell'arconte, qui le tre casate con gli adesivi che troveremo all'interno, ma un passo alla volta faremo tutto. In alto e ai fianchi c'è la scritta Keyforge, qui sopra credo che vada sempre comunque scritto il nome dell'arconte, non ne sono sicuro, fatemelo sapere nei commenti se lo sapete meglio di me, la cosa non può che farmi altro che piacere. Qui sotto c'è il marchio della Gemgenic con tutti quanti i riferimenti, disegnato e creato in Germania, made in China eccetera eccetera, il sito della Gemgenic qui sotto e il logo della Gemgenic dietro. Andando a vedere anche lui, lo faccio vedere in controluce, forse è meglio, le vedete meglio, le ziglinature qui dietro per permettere a tutta la struttura di non spaccarsi dopo le prime 5 volte che si apre il portamazzi. Andiamo a vedere l'interno del portamazzi, troviamo come sempre gli sticker delle fazioni con l'aggiunta ovviamente di Sauriani e Federazione Stellare che possiamo andare ad attaccare qui creando il nostro trittico che ci porterà poi alla vittoria del campionato mondiale magari. Andando più a esaminare nel dettaglio vediamo che, non so se riuscite a vederlo, ecco qui, qui c'è il simbolo della Gemgenic proprio all'interno del portamazzo e qui abbiamo, a parte l'apertura del portamazzo che non va a stressare la struttura e questa è un'ottima cosa, andando ad estrarre questo piccolo cassettino che abbiamo trovato proprio qui al suo interno, andiamo a vedere se ci sono altri simboli nascosti, no, non c'è niente, troviamo questo piccolo scompartimento dove possiamo andare a mettere tutti i nostri token, dopodiché possiamo riaprire il nostro deck box e possiamo andarli a reinserire al suo interno. Forse lo sto mettendo al contrario, sicuramente lo sto mettendo al contrario, ovviamente va capovolto così, è un po' macchinosa la creazione di questo portamazzi, ma ecco qua, infatti così entra perfettamente e quindi possiamo portarci in giro tutto l'occorrente all'interno di questo portamazzi. Andiamo a vedere se entra all'interno sempre di questo scompartimento anche una chiave di metallo, si c'entrano perfettamente, c'entrano tutte e tre, vediamo, facciamo una prova eccessiva con il nostro segnavincoli, c'entra praticamente tutto, possiamo metterlo all'interno e portarci in giro tutto l'occorrente, realmente tutto l'occorrente che ci serve per poter disputare una partita. Il portamazzi ovviamente da un singolo mazzo, possiamo andarci a mettere il nostro
mazzo qui. Ecco qua, c'entra in maniera perfetta, sciacqua anche un po'. Andiamo a mettere i nostri segnalini con le nostre chiavi, il nostro chain tracker direttamente all'interno. Pesa discretamente perché ovviamente dentro ci sono le chiavi in metallo con il segnavincoli di plastica, quindi sicuramente ha un peso discreto. Ora, un piccolo esperimento che volevo fare era quello di far entrare due mazzi, quindi vedere se due mazzi ci entrano. Andiamo a vedere, ok, qui uno ci entra. Voglio fare una prova con questo mazzo che ha le double sleeve, così almeno possiamo vedere se è adatto anche per mazzi che hanno le double sleeve. Quindi andiamo a vedere, sì, c'entra perfetto. Il mazzo con le double sleeve c'entra perfetto. Ora però voglio fare un cambio, voglio mettere queste qui e queste qua, così almeno vediamo se è adatto anche a due mazzi con le double sleeve, visto che comunque abbiamo scoperto che qui calza a pennello. Secondo solo, vediamo un attimo. Andiamo a mettere il nostro mazzo qui, già inizia un attimo a creare problemi, ma non credo che sarà impossibile metterci tutto quello che vogliamo. Allora, sono entrate due o tre carte. Sì, diciamo che c'entra tutto. Ecco qua. Ovviamente questo, essendo un mazzo senza double sleeve, entra tranquillamente anche qui, ma qui va a stringere un po', e non essendoci l'arconte ho paura che andandoci a mettere anche l'arconte in double sleeve, lo faccio subito, vediamo che cosa mi riserva il futuro andandolo a mettere davanti, vediamo se stringe un po'. Sì, effettivamente stringe e si vede praticamente dalla piega, non so se riuscite a vederla, la piega che fa la double sleeve dell'arconte qui. Quindi va a stringere. Questo è uno scompartimento che è adatto solo ed esclusivamente a mazzi che non hanno le double sleeve. Infatti questo, se lo mettiamo qui, anche se non c'è l'arconte, comunque ci sciacqua dentro, quindi può entrarci tranquillamente. Quindi questo portamazzo, l'abbiamo visto, può fungere tranquillamente come portamazzo singolo o portamazzo doppio, ovviamente a seconda delle vostre esigenze. Ripeto, davanti le double sleeve possono andarci tranquillamente, c'entrano in maniera perfetta, dietro tendono un po' a stringere, questo vuol dire che a lungo andare le vostre carte potrebbero rovinarsi, quindi attenzione se volete fare double sleeve più double sleeve, ve lo sconsiglio assolutamente. Questo mazzo è nato per essere utilizzato in questa maniera, ovvero mazzo davanti e porta chincaglierie dietro, e vi consiglio di utilizzarlo così com'è. Quindi in conclusione, può essere utile a chiunque, dentro c'entra praticamente qualsiasi cosa. Ora io ho messo ovviamente tre di ognuno, riprendo il segnalino che si era perso, ho preso tre ambre, tre protezioni, tre di ogni singolo segnalino, a parte il 5 danno e il 3 danno. Ma ragazzi, possiamo andarci a mettere praticamente quello che vogliamo, prendendo tutte le ambre che vogliamo, possiamo andarci praticamente a mettere tutto quello che ci serve per quanto riguarda una partita. Non vedo assolutamente difetti in questo portamazzi, anzi è un portamazzi che già da primo impatto straconsiglio per persone che non vogliono ovviamente spendere una cifra esorbitante per quanto riguarda un portamazzo, quindi potete tranquillamente farlo senza pensarci due volte. Ovviamente così pieno non ci andremo mai a mettere le chiavi di metallo oppure il segnavincoli, quindi in questa maniera dobbiamo ricorrere ovviamente alle chiavi di cartone. Quindi andiamo a prendere le chiavi di cartone, le mettiamo qui dentro, ci mettiamo anche un dadino, vediamo un po' se c'entra tutto. Voglio provare a sfidare la sorte, voglio provare a metterci anche il segnavincoli di cartone, vediamo se la cosa mi dice fortuna. Andiamo a prendere tutto e speriamo nella sorte. Wow, ci è entrato tutto, ci è entrato tutto. Ora però a toglierlo voglio vedere, aspetta aspetta. Ed esce tutto perfettamente, si è versata soltanto un'ambra. Perfetto, ovviamente sì, poi quando andremo a smontare tutto
spargerete cose in giro, ma ragazzi, avete praticamente qui dentro tutto l'occorrente che vi serve per disputare una partita. Quindi avete un dado per vedere chi inizia per prima, il segnavincoli, le tre chiavi di cartone, più tutti quanti i segnalini e le ambre. Quindi, ragazzi, approvato? Sicuramente sì, sicuramente approvato. O almeno per quanto riguarda il mio giudizio, è sicuramente approvato. Andiamo adesso a vedere come si comporta dandogli degli strattoni prendendolo da qua. Ah, attenzione, dopo due strattoni già si apre riversando in giro tutto il contenuto del suo cassettino. Andiamo a riprovare. Continuando così, praticamente ci ritroveremo con tutto quanto il contenuto del cassettino per strada e rischiamo anche di perdere delle carte del nostro mazzo, e questa è una cosa che ovviamente non ci possiamo permettere. Andiamo a vedere adesso come si comporta il Keyforge Vault. Eccoci qua con il nostro Keyforge Vault, lo andiamo subito ad aprire. Ecco, ho rotto tutto e lo sapevo. Vediamo già da subito che ci aspetta il logo della GameGenic, ed andandolo ad estrarre possiamo subito vedere che anche la scatola che circonda il nostro deck è curata nei minimi particolari. Lift me up per far capire al giocatore come aprire il tutto, ma non credo che seguirò le istruzioni, ma bensì lo farò slittare verso l'esterno. No, forse era meglio se seguivo le istruzioni. No, sono una persona molto testarda. Ok. Seguiamo le istruzioni. Prendiamo una forbice, togliamo questo adesivo qui, perfetto, si apre e qui, signori, abbiamo il nostro Vault. E andandolo ad aprire, troviamo subito una piccola resistenza dovuta alla calamita che va a chiudere il Vault. Andando ad aprire, abbiamo come sempre una magnifica scritta dorata che riporta appunto la scritta Keyforge. E qui, signori, abbiamo, come sempre, il nostro gel, la nostra lettera di ringraziamento, e qui vanno i tre mazzi predisposti per essere contenuti all'interno di questo fantastico portamazzo. Andiamo subito a vedere come si comporta con mazzi che non hanno le double sleeve. Beh, perfetto, ci va perfetto. Infatti, ho paura che con i mazzi che hanno le double sleeve si possa comportare in maniera diversa. Va un po' ovviamente a comprimere il tutto. Ci va, ma bisogna comunque fare un po' a pugni per farlo entrare. Ma ragazzi, ci va perfettamente. Sembra proprio fatto apposta. Poi calcolate che queste non sono le bustine di Keyforge, non ci sono le inner sleeve di Keyforge. Bisognerebbe provare quelle per vedere se tutto fila senza nessun problema. Quindi, ok, prendiamolo per buono. Ma posso assicurarvi che per far entrare un mazzo da 37 carte con doppia bustina all'interno di questo portamazzi dobbiamo un po' combattere. Alla fine, vedete, comunque sto piegando le mie carte, e questa cosa non va bene, non va assolutamente bene, perché vado a rovinare il mio mazzo. Quindi cercate sempre di metterci mazzi che non hanno doppia bustina. Andiamo ad estrarre e andiamo a vedere la componente più interessante di questo portamazzi, ovvero il suo cassetto. È un cassetto che ha delle forme già ben definite. Qui possiamo andarci a mettere praticamente tutto quello che vogliamo, anche qui, ma non è spazioso come è spazioso il cassettino del Gemini. Possiamo vederlo. Nel Gemini è entrato di tutto di più, mentre qui ho paura che qualcosa non possa entrare. Andiamo a vedere se c'entra tutto. Già queste ovviamente non vanno. Vediamo se tutti quanti i segnalini che ho messo nel cassetto del Gemini possono entrare qui dentro. Aspettate, facciamo così. Ok. Ma non è funzionale comunque, anche se io dovessi mettere tutti i segnalini qui. Andando a vedere la scatola, vediamo un po' dov'è che lui. Eh sì, ragazzi, mette praticamente tutti quanti i segnalini qui, vedete? Quindi sto facendo bene, giusto? Si mette le ambre qui sotto e i segnalini danno e tutto il resto qui. Ok, allora. Ma non c'entrano tutti.
già praticamente pieno. Questi due segnalini protezione c'entrano a stento e ho paura di rovinarli, quindi questo se lo... no, lo tolgo perché sennò lo rovino, sono sicuro. No, ci sono riuscito a metterlo. Qui possiamo metterci altro, magari due o tre ambre, così almeno riusciamo a fare qualcosa. Ok, magari riusciamo a salire fino a qui, a questo secondo anello, perché potete vedere che c'è un primo anello qui, poi c'è un secondo anello qui, e poi si va a riempimento. Ok, vediamo un po' se le chiavi vanno... a queste chiavi potrebbero andare tranquillamente. Mica tanto, aspetta, eh. Ok, proviamo a fare così. Proviamo a rimetterlo dentro, vediamo se ci va. Sì, ci è andato, ma ho visto il segnavincoli. Infatti ora ricacciarlo sarà un'impresa, ok? No, ci va, tranquillamente. Ci va, anche le chiavi ci vanno, ci va tutto, ma è normale che con tutto questo ambaradan ancora qui, il cassettino del Vault pecca un po' tanto. Proviamo a mettere il segnavincoli in acrilico. Essendoci le chiavi probabilmente proprio non entra. Dobbiamo fare pressione per farlo entrare, il segnavincoli in acrilico, ma le nostre chiavi rimangono fuori, quindi o si tolgono altri token in maniera che possiamo far entrare i nostri medaglioni colorati, poi inserire il segnavincoli dentro. Ho sentito un clack che mi è piaciuto pochissimo. Ed è perfetto, c'entra in maniera perfetta, entra ed esce in maniera perfetta, così ok. Andiamo a vedere le chiavi in metallo. Beh, le chiavi in metallo c'entrano perfette, anche perché credo che siano state proprio create per questo. Questi gradini siano stati creati proprio per questo. Entra ed esce perfettamente. Ma ovviamente, come già ho detto nell'ultimo video, se ci mettiamo le nostre chiavi, i segnavincoli rimangono fuori, a meno che non utilizziamo uno degli spazi dedicati ai deck per metterci il segnavincoli. Ma, signori, mettere un segnavincoli all'interno di un portadeck che può contenere tre mazzi mi sembra uno spazio sprecato. Certo, è ovvio che possiamo andare a rovesciare tutti questi segnalini all'interno di uno di questi spazi, ma... ripeto, utilizzare uno spazio che è dedicato per una cosa, per un'altra cosa, bisogna vedere se il gioco vale la candela. Beh, calcolando che comunque il nostro piccolo Gemini, perché questo è un piccolo Gemini, è riuscito a ingurgitare tutta la roba che abbiamo visto durante il video, non so se consiglierei il Vault, non lo so se consiglierei il Vault. Vediamo un po' se si può togliere questa gomma piuma. Ah, attenzione, si può togliere la gomma piuma! E allora cambia tutto? Cambia tutto. Quasi tutto cambia, perché ovviamente possiamo andare a fare anche più spazio qui. Signore, attenzione allora, attenzione. Andiamo a vedere, senza ovviamente gli scaloni, come si comporta questo grande portamazzi. Mettiamo le chiavi qui, il segnavincoli lo mettiamo un po' più dentro, così ci facciamo un po' più di forza, e andiamo a vedere... e non c'entra. Ok, allora dobbiamo andare a togliere ancora un po' di segnalini qui. 2 hours later. Ok, vediamo un po'. La chiave è entrata bene. Il segnavincoli forza un po', ma attenzione, chiude. Chiude, l'importante è che chiuda. L'importante è che chiuda. Certo, puoi andarlo a rica... Many months later. È un macello, perché ovviamente... no, non si è portato dietro niente, quindi va benissimo. Andandolo a richiudere, vediamo un po'. Ovviamente dobbiamo fare una piccola pressione al segnavincoli ed entra. Senza scaloni è un'altra cosa, è completamente un'altra cosa. Quindi consiglio di non metterci scaloni, perché altrimenti vi mangiate un sacco di spazio. In questa maniera, senza utilizzare gli scaloni, inizia ad essere un qualcosa di più interessante. Ovviamente, perché... se ci andiamo a fare caso, il cassettino del Gemini è praticamente
il cassettino del Volt, soltanto che è un po' più... Sapete che non saprei invece? Sì, praticamente è uguale. Forse questo del Gemini è un po' più grosso rispetto a questo qua del Volt perché non ha tutti questi spazi, quindi ovviamente c'entra più roba qui dentro. Ma vedendoli così sembrano praticamente uguali. Sì, è soltanto per gli spazi delle pareti, ecco perché qui dentro c'entra più roba rispetto a qua. Ma qui comunque abbiamo questo spazietto in più che va tranquillamente a sopperire la mancanza che invece il Gemini ha. Così è molto più interessante. Così il deck Volt è molto più interessante. Possiamo praticamente andare ad includerci tutto quanto quello che vogliamo. Possiamo andarci a mettere il nostro mazzo con le double sleeve. Ecco, dobbiamo essere un po' delicatini quando andiamo ad inserire un mazzo con le double sleeve. E il nostro mazzo con le single sleeve entra, che è una meraviglia. Andando a chiudere il tutto, andiamo a vedere la prova di forza se, come abbiamo fatto con il Gemini, se regge all'impatto o ha le scosse violente. Andiamo a vedere. Niente, zero, non si apre. Questo vuol dire che il deck Volt è un rifugio sicuro. Andiamo a vedere subito quali sono i pro e i contro di questi due portamazzi. Il rapporto è di 1 a 6, questo vuol dire che comprando 6 Gemini si raggiungerà il prezzo del Volt, costando il Gemini intorno al 5 euro e il Volt intorno ai 35. Ovviamente la qualità si paga, ma se si parla di qualità dei materiali, siamo tutti d'accordo. Il Volt è nettamente superiore al Gemini, ma se si parla di funzionalità, ne parleremo tra poco. Senza neanche dirlo, il Volt ha una bellezza che non si discute. Per ogni appassionato di Keyforge, questo portamazzi dovrebbe far parte della propria collezione soltanto per averlo. Se prendiamo in esame il Gemini, possiamo non fare a meno di notare della sua natura spartana che non lascia spazio a bellezze esteriori. Ma, come sempre, la bellezza è soggettiva e quindi la scelta sta a chi acquisterà. Ho già sentito di persona diversi commenti che preferiscono il Gemini al Volt soltanto per il costo, altri invece preferiscono il Volt al Gemini perché più spesso è bello. Come sempre, lascio a voi la scelta. La placca che si trova sulla parte frontale del Volt ripropone una tipica chiave da forgiare e inoltre serve a tenere ben chiuso il portamazzi essendo un magnete. Se lo si apre diventa uno spettacolo per gli occhi, presentando la scritta tipica dorata di Keyforge che caratterizza portamazzi di questo tipo. Inoltre al suo interno, oltre agli alloggi che possono ospitare fino a 3 mazzi Arconte, c'è un cassetto che può ospitare tutto l'occorrente che serve per affrontare una partita. Se si torna a chiuderlo, una scritta che riporta il nome del gioco campeggia solitaria in capo. Stessa cosa fa il nome e il logo della casa produttrice sul retro, mentre se diamo un'occhiata ai fianchi possiamo vedere su di esso che sono riportati in rilievo, come tutto il resto d'altronde, due chiavi, una forgiata sul lato sinistro e l'altra non forgiata sul lato destro. Come ogni tipico portamazzi di Keyforge di plastica, il Gemini riporta sul fronte tre spazi vuoti dove dovranno essere incollati gli sticker che possiamo trovare al suo interno e la tipica curvatura d'arco dove potremo scrivere il nome dell'arconte. Al suo fianco, sia a destra che a sinistra, troviamo le scritte che riportano il nome del gioco, come in capo, dove c'è anche uno spazio bianco per permetterci di scrivere quel che si vuole. Sul retro e sotto, invece, troviamo il nome della casa produttrice e di nuovo il nome della casa produttrice con tutti i recapiti e attestati di produzione. Ma la vera bellezza del Gemini si trova al suo interno, infatti, aprendolo, siamo subito agevolati da un'apertura facilitata che ci mostra il vero tesoro del Gemini. Qui si presentano due scomparti, uno che serve per contenere un mazzo, dove nascosto al suo interno c'è il simbolo della Gengenic, e l'altro che contiene un cassetto estraibile che può contenere tutto il necessario per affrontare una partita. E quando dico tutto, intendo proprio tutto. Se giriamo il cassetto, troviamo il logo e la scritta della Gengenic che campeggia sovrana. E la versatilità di questo portamazzo consente anche di escludere il cassetto per trasformare il suo alloggio in un secondo slot per contenere un secondo mazzo.
È una bella lotta, ma se prendiamo in esame lo spazio che ha il Volt con quello che ha il Gemini, la scelta ricade sul primo. Tre mazzi sono perfetti per poter partecipare ad ogni tipo di evento organizzato, dal tripletta al sopravvivenza, partendo ovviamente dai formati madre Arconte e Sealed. Il Gemini invece può essere utilizzato solo in eventi a mazzo unico e questo lo penalizza. Il Volt, se aperto, ha una pratica forma che permette al giocatore di estrarre e di inserire il proprio mazzo Arconte in tutta facilità. E il suo cassetto interno si estrae in maniera semplice se posizionato in maniera corretta. Se disgraziatamente doveste posizionarlo al contrario, chiamate i pompieri. Il Gemini invece consente sia di estrarre il mazzo in maniera agevole che il proprio cassetto, non avendo pareti ad ostruirlo. Infatti, se dovessimo sbagliarci ad inserirlo, la forma di questo portamazzi ci permetterebbe di estrarlo senza nessuna difficoltà. La struttura del Volt è giunonica, immensa, ma soffre danni da caduta, come ogni mazzo del suo tipo. Il Gemini, essendo fatto di plastica, è indifferente agli urti, e questo fa di lui un classico portamazzi di plastica che fornisce protezione al nostro mazzo come lo fornirebbe un qualsiasi portamazzo della Ultra Pro o della Ultimate Guard. Il Volt ha una calamita che non permette aperture accidentali, stessa cosa non si può dire del Gemini, che addirittura è meno stabile dell'Aries, e questo fa di lui un portamazzi per occasioni ordinarie, non per grandi eventi. Il Gemini si pulisce con una semplice pezza bagnata ed è resistente a sporco di ogni tipo, e se dovesse sporcarsi irrimediabilmente, potete sempre optare per cambiarlo e prenderne uno nuovo. Il suo costo di certo non vi danneggerà le finanze. Il Volt invece è molto soggetto a sporco di ogni tipo e richiede prodotti per la pulizia specifici. Vi consiglio di tenerlo lontano da fonti che possono danneggiarlo irriparabilmente, calcolando che se si dovesse sporcare in maniera seria, cambiarlo potrebbe significare 3 mazzi e mezzo in meno a fine mese. Pensateci bene quindi prima di portarlo con voi. Il Volt è costruito in Nexofiber all'esterno e microfibra all'interno, mentre il Gemini è completamente fatto di plastica. Quale scegliere? Non posso fare nient'altro che rimandare l'arduo compito a voi. Se avete bisogno di qualcosa di bello a vedersi e funzionale, per quello che può servire, vi consiglio di prendere in considerazione il Volt, mentre se volete optare per una soluzione economica e spiccia, ma allo stesso tempo valida per portare tutto l'occorrente con voi, il Gemini è quello che cercate. Il consiglio che vi do sempre è quello di valutare in base alle vostre finanze e al vostro scopo di gioco. È stato un piacere avervi qui con me per questo video confronto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!